Ciao a tutti, come vedete anch'io utilizzo la mascherina, sono appena uscito di casa, sto andando in commissione salute dove si discute del coronavirus. Guardate, io consiglio a tutti di utilizzare la mascherina, non per evitare di essere contagiati, ma soprattutto per evitare di contagiare gli altri inconsapevolmente. Ci sono decine di migliaia di cittadini che non sanno di essere contagiati dal coronavirus perché non manifestano i sintomi. E quindi se escono scoperti possono contagiare chi hanno di fronte, i loro colleghi di lavoro, chi lavora al supermercato, chi lavora in farmacia, chi incontra per strada. Per cui io raccomando a tutti di utilizzare la mascherina. Questa è una mascherina chirurgica che si utilizza normalmente nelle sale operatorie. E io come direttore sanitario, quando vado in sala operatoria, utilizzo questa mascherina. Non è quella che serve negli ambienti dove c'è il contagio del coronavirus, che sono le FFP3, ma noi non dobbiamo andare a frequentare quegli ambienti, noi dobbiamo evitare di trasmettere agli altri il virus non sapendo di averlo, per cui consiglio a tutti di utilizzare la mascherina per ridurre al massimo il contagio. Se tutti abbiamo la mascherina, nessuno può trasmettere il virus inconsapevolmente all'altro. La mascherina si può fare anche artigianalmente, basta vedere su internet, utilizzando la carta da forno oppure una stoffa pesante lavabile ogni sera. Ma quello che raccomando, igienizzate spesso le mani. Anch'io cammino con un prodotto per igienizzare le mani spesso dopo che tocco qualunque cosa, dalla maniglia dell'auto ai soldi, al bancomat, al banco di lavoro. Ecco, e poi è importante, dopo aver igienizzato le mani, comunque rispettare sempre questa norma. Aiutiamo il paese a uscire da questa emergenza. Vinciamo questa guerra invisibile contro questo virus, utilizziamo tutti una mascherina qualunque, anche quella artigianale, va benissimo, purché non escano le microgoccioline nelle relazioni con gli altri, purché non si tossisce distrattamente vicino alle persone e quindi evitiamo di trasmettere il virus involontariamente, inconsapevolmente. Aiutiamoci, perché ciascuno di noi è uno strumento per vincere questa guerra. Armiamoci di buon senso, senso civico, responsabilità. Insieme ce la possiamo fare.